Io sono barbuto, ma non ho la barba. E questo è il Petacolo Show. Che male! Eccolo! Allora, mi vedete già bagnato perché ho fatto un tuffo, perché avevo caldissimo. Adesso per la prima volta andrò in wakeboard. Io non so se ve l'hanno detto, ma barbuto è sempre piaciuto. E a wakeboard è fortissimo. Mettiti davanti alla rampa. Raga, io, cioè, ve l'ho detto che sono fortissimo sul wakeboard. Ok, metto la pancia sul pontile, okay, quasi fino al bacino. Ok, adesso mi giro e mi siedo. Esattamente, adesso resta così, okay, e vieni su col sedere e talloni. Ok, così, vieni su così. Che addominali. Hai visto dove arrivano i miei? Ancora? Ok, vieni su, sì, sì. Proviamo una partenza scivolata da qua. Ok. Ok, allora, come funziona la partenza da qua? Sì. Allora, qui ovviamente, adesso ti farò partire abbastanza piano, ok? Cerchiamo di capire come funziona. Di là parte bella secca, ok? Allora, io devo cercare di stare il più basso possibile, ok? Schiena dritta e andare a caricare bene la gamba dietro, ok? Il lancino qui vicino al ginocchio davanti, ok? L'obiettivo è quello di andare via scivolando sul piede dietro mantenendo la posizione, ok? Raga, sono completamente distrutto e questi erano solo i giri di prova dove ho imparato a fare wakeboard. Io devo dire che comunque per essere la prima volta me la sono cavata alla grande. Cioè sono un campione, ragazzi, un campione. Oggi pomeriggio, cioè tra qualche ora, andremo sul campo. Non so se vedete, ma ci sono rampe, rampine, rampette e robe. Va molto più forte, spero di cavarmela, ma barbuto si sa se la cava in qualsiasi situazione. Raga, è stata una figata, ve la consiglio un botto. Dopo vi divertirete perché realmente andrò a fare i salti di faccia, di pancia, di culo. Ora andiamo a mangiare. E il barbuto è sempre piaciuto sia questa, ragazzi. Allora, mi hanno dato questa nuova attrezzatura, non so bene come si chiami, sinceramente. Ve lo faremo sapere, magari il prossimo anno. E io lo chiamo Bob. Bob Barbuto. Il problema qual è, ragazzi? Che se cado, me la devo fare a nuoto. E non so se l'avete notato, ma io non so nuotare. Barbuto non nuotuto. È così. Qua mi hanno dato questo attrezzo, ragazzi, perché mi hanno detto non sei ancora pronto per andare sulle rampe, eccetera, eccetera. Quindi mi hanno dato questo Bob. E ecco quello che è successo. Passato. Mi sembra di aver capito che volevate il salto. Lo avrete. Un salto incredibile. La NASA che spara i missili su Marte, sulla Luna. Barbuto ci andrà oggi. Eh? Raga, bel tuffo. Barbuto surfista!
ragazzi, è assurdo, ho battuto un nuovo record, neanche con le ragazze sono così veloce. Comunque non vorrei dire, ma qua se mi impegno ancora un po', ragazzi, qua supero tutti. Ragazzi, quello che ci aspetta oggi ha dell'assurdo. Siamo arrivati in Val d'Aosta dopo... Siamo arrivati tipo adesso. Siamo quasi a confine con la Francia e siamo qui all'Adventure Park per fare rafting. Ovviamente anche questa cosa io non l'ho mai fatta nella mia vita. Come vedete qua il paesaggio è meraviglioso, ragazzi, meraviglioso. Sono carico, sono pronto. Stiamo aspettando che ci vengano a prelevare e sono emozionato, ragazzi. Ho come la netta sensazione, da come è partito il viaggio ieri mattina, che finirò nel canale e mi ritroverete probabilmente da qualche parte, non si sa dove. Dicono che c'è 2 gradi d'acqua, quindi si rischia uno shock termico. Tenete bene a mente quello che ho appena detto: 2 gradi d'acqua, shock termico. E ogni volta che mi danno queste precauzioni, che magari non servono neanche a nulla a volte, io mi cago addosso. Comunque, barbuto sempre piaciuto, oggi è pronto per fare rafting. Una cosa che mi sono sempre chiesto, io ho sempre avuto paura di fare rafting o comunque canoa, perché tu comunque sei infilato in questa specie di, diciamo, navetta, no? Con le gambe. Se ti capovolgi, come cazzo esci dalla canoa? Se mi accappotto rimango lì e va a fuoco. Ti hai mai sentito qualcuno morire per la canoa? Bene, ne sentiremo parlare oggi. Eccolo! Ragazzi, qua hanno già capito chi comanda, ma hanno lasciato tutto il lago. L'obiettivo di questa missione è quello di stare qui fermi e vedere cosa succede. Quindi aspettiamo. Come si chiama uno che va in canoa? Io sono un canottiere. Infatti, come vedete, sembra che c'è una canottiera. Barbuto è sempre piaciuto e pronto per questa nuova avventura. Poi andremo a fare rafting, quindi dopo ci aspetterà l'esperienza adrenalinica. L'acqua è freddissima e io mi sto già andando a schiantare. Non sono portato per queste cose. Oh, vado lo stesso, guarda che roba. Dopo questo tuffo incredibile, so che vi aspettavate chissà che roba, invece sono caduto malissimo. In questo video ho preso più panzate, facciate che altro. Sto per andare a fare rafting e ammetto che ho avuto tanta paura prima di farlo, perché comunque eravamo su un gommone gigante ed eravamo solo io e l'istruttore, e io non ho mai fatto una roba del genere, e solo vedere il canale comunque così movimentato con tutti quei sassi, quelle onde, mi ha fatto andare un po' in palla al cervello. Ho detto ok, non devo assolutamente cadere, perché se cado chi mi recupera? Il furgone, sono andato a fare rafting, sono super emozionato, ragazzi. Vedo che il canale è bello movimentato. Balletto, solito. Dai, l'ho ucciso, dai avanti. Questa piattaforma qua. Ok. Se interessato, passi al gommone. Sì.
arrivi qua e grappi a quella roccia, ti tieni la corda, una volta che sei su ti spiego come tu farti. Allora ragazzi, qua è arrivato il momento più interessante del video, possiamo dire interessante, non lo so. Mi è stato proposto di fare un tuffo, non avevo ancora sentito la temperatura dell'acqua e quindi ho detto ok, tuffiamoci. Inizio ad arrampicarmi sopra queste rocce e non vi spoilerò nulla, ok? Alzate il volume al massimo e ascoltate bene il mio respiro. No, due mani, ecco, bravo. Tieni la corda. Questa corda tipo... Ok, vado. Questo è stato un momento assurdo, io vi giuro mi sono sentito malissimo. Se avete alzato il volume al massimo e avete sentito il mio respiro avrete capito che stavo respirando malissimo. E se avete visto la mia faccia ero super spaventato, perché appena mi sono buttato raga ho sentito come se mi avessero dato 30 pugnalate. L'acqua era gelata e non riuscivo più a respirare. Infatti, come si vede dalla ripresa della GoPro, io appena esco dall'acqua non mi muovo ed è lui che mi tira su sul gommone, perché io non riuscivo a fare nulla, neanche a parlare. Infatti appena salgo su dico solo mamma mia e la mia faccia diceva tutto. È stato super 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 spaventoso raga, però per fortuna sono ancora qui. Mamma mia che freddo. Si gela. Bene, vedi pure sul lato sinistro. Sì. Il lato sinistro che qua, dove è la bagaglia? Ah, giusto. Mamma mia! Non pensavo così tanto. Fiume glaciale, quindi poi arriva dal ghiacciaio direttamente. Avanti! Stop. Sono caduto in acqua. Sei caduto? No, ho voluto. Ho fatto un tuffo. Si è tirata la GoPro. Stavo morendo, mi mancava il respiro, c'è stata una cosa atroce. Cioè peggio di pipito al mare. Una cosa assurda. Ho fatto un tuffo. Bro. Cioè era la prima volta proprio che toccavo l'acqua, perché di sopra non si sentiva neanche. Inizio a star male, mi manca il respiro, ho detto qua ci muoio, preso malissimo. Poi una certa la GoPro è tutta staccata, rischiato di perderla. Ho fatto un pezzo senza canotto, quindi solo con l'acqua, non ce la facevo proprio, ero lì che stavo respirando malissimo, sono dovuto attaccare il canotto. E figo. E qua tocca sciacquare, ho già sciacquato il caschetto e il giubbottino, si disinfetta tutto. Madonna bro, ci sono delle volte che ho rischiato di ribaltarmi malissimo. Ovviamente ho dovuto sciacquare tutto, pulire tutto, perché comunque tutto quello che ho usato dopo va disinfettato. E questa seconda puntata del Petacolo Show finisce qui. È stato davvero assurdo. Ho avuto uno shock termico, ma mi sono divertito tantissimo sia a fare wakeboard che a fare rafting. Ci vediamo tra 2 settimane con il nuovo episodio del Petacolo Show, il terzo episodio, dove vi spoilerò che farò bungee jumping ed è il più alto in Italia.